Buyer da tutto il mondo ad Arezzo per AgriTour, il salone dell'agriturismo e agricoltura multifunzionale che mette insieme domanda e una ricca offerta. Un settore, quello dell'agriturismo, in crescita soprattutto oggi che i viaggiatori cercano vacanze green, sostenibili e legate all'esperienza. In questo la Toscana ha un ricco paniere da proporre, sia di percorsi enogastronomici ma anche di attività legate ai soggiorni in agriturismo. Siamo interessati a rafforzare la qualità della nostra offerta. Siamo interessati a valorizzare le nostre aziende e il nostro territorio. Questa è la 18ª edizione, ci sono tanti buyer che vengono da paesi non solo europei, dal Canada, dagli Stati Uniti, dal Brasile, dalla Cina. Beh, il che vuol dire che c'è una grande attenzione per l'agriturismo a livello nazionale, ma noi siamo la regione leader con il 20% dell'offerta agrituristica. L'aspetto della qualificazione dell'offerta è sicuramente un aspetto importante. Il settore dell'agriturismo in Italia conta oltre 12 milioni di presenze e vede la Toscana leader per pernottamenti e numero di aziende. A guidare la classifica degli agriturismi in Toscana è Siena, seguita da Grosseto, Firenze ed Arezzo, che ospita Agri e Tour. La bellezza dei nostri paesaggi, della nostra, la bellezza e la bontà dei nostri prodotti del territorio, dall'enogastronomia appunto alla degustazione dei vini, ci rende un territorio ideale per tutto lo sviluppo agricolo e dell'agriturismo, tant'è che questo territorio vanta veramente grandi realtà anche di alto livello e soprattutto anche un ritorno, e questo è importante, di tanti giovani che riscoprono i possedimenti familiari e con le nuove tecnologie si mettono all'avanguardia per offrire un'opportunità al turista di altissimo livello nella bellezza della nostra provincia. Un marchio di qualità, e quindi è bene che sempre di più questo marchio esca fuori e abbiamo in modo da avere sempre più risposte.